Ciao amici, amiche, grandissimi e grandissime, benvenuti. Wisconsin, Nord America. Alla fine del XX secolo, la maggior parte delle infrastrutture di questa regione fu spazzata via dalla faccia della terra da una serie di alluvioni di livello record. Di recente, nonostante i potenziali pericoli, varie aziende di legname si sono stabilite nell'area nel tentativo di sfruttare le vaste foreste che crescono rigogliose in questa parte dello Stato. E noi che cosa dobbiamo fare se non andare al lago Black Badger nel Wisconsin in USA? Certo che con quel mezzo lì, mi sa che facciamo un po' fatica, però. Siamo tutto. Allora, qui ci sarà. Io prendo per tutto buono, perché sinceramente nell'altra credevo che non c'era la neve nello Yukon dell'altro video, ragazzi, c'era la neve da paura. Ok. Aereo. Tutta rossa. Oh, benvenuto in Wisconsin. Le operazioni di sboscamento sono in stallo da tempo. Molte delle strutture locali sono depotenziate e potrebbero richiedere manutenzione. Alcuni tronchi pesanti che richiedono potenti strutture di sollevamento sono stati persi da qualche parte e i clienti li stanno ancora aspettando. Un'altra cosa, la vecchia ferrovia, che deve essere usata per trasportare i tronchi mostruosi, è fuori servizio e ha un disperato bisogno di attenzione. Bello. Per alimentare alcune strutture serve un rimorchio generatore. Perché il rimorchio funzioni dovrai posizionare una zona generatore appositamente contrassegnata vicino alla struttura che intendi attivare. Per alimentare la struttura il rimorchio deve essere attivato. Per lavorare con i tronchi avrai bisogno di attrezzature speciali. Ti serviranno rimorchi e una gru specifici per tronchi. Attenzione, per caricare quei tronchi d'albero gigante ti serve una gru pesante generica. Direi, eh? Ok, andiamo un po' a vedere insieme la mappa, ragazzi. Oh, già comunque è una figata, perché qui mi piace un casino. Quindi andiamo prima a vedere la grandezza. Allora, non sembra tanto grande, però se forse qua si fanno solo tronchi non è male, eh? Anche perché magari vai a prendere il generatore da una parte e portalo dall'altra. Ci vuole tempo, ci vuole cose. Il paesaggio mi piace. Qui già c'è qualcosa che va su ed è stato rotto da una frana. Quindi già abbiamo frane, eh? Ok, qui ritorniamo un po' come il primo. C'era una strada per andare lì, poi c'è qualcosa di qua. Vabbè, andiamo avanti. Siamo nel Wisconsin, ragazzi. Come fila, come fila. Però devi stare attenta, eh. Ok, qua cominciamo ad essere. Qui c'è qualcosa. Andiamo dritti per la strada principale, diciamo. Vedi che qua va su. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta però. E se andiamo su di qua che apriamo. È troppo bella sta Jeep. Io vorrei quella della Range Rover, ma un DLC a parte. Mi può andare bene anche questo. Tra l'altro dovrà uscire anche
la parte 8, eh. Ok, ah, qua c'è qualcosa, intanto incominciamo ad andare. Cominciamo con la prima. Assi di legno. Quindi è un po' lo stesso discorso. Che bisogna... Caspita, questa è una strada di sassi, raga. Interessante come fare ad andare lì. Allora, dicevo che questa Jeep è una forza della natura. Magari si scassa un po', ma riesce ad andare in posti, raga, che è impensabili, eh. Guardate che roba. Oh. E poi mi prende quando prende. Bah! E vai. Ok, la torretta è uguale. Devono anche cambiare un po' la forma. Luogo di potenziamento. Oh. Ci sta. Nuovo obiettivo, ponte sul torrente, ok. Poi c'è qualche altro obiettivo, esplorazione disastrosa. Ripaga i debiti, recupera oggetti smarriti, verso nuovi orizzonti, ponte delle fabbriche. Quanti, perduto ma non dimenticato. Ok, porca loca, si è riempito tutto, mamma mia. Questo è un passaggio per qualcosa, eh. Ah. Ok, voglio andare a vedere che passaggio è. Andiamo giù di qua. Beh. Ah no. Non è il passaggio proprio top. Anche perché tenta a ribaltarsi, ma vedete, la miseria, se mi tocca sotto, aia. Dai che ce la fai, grande. Questo è una centrale elettrica, Lake Dalevue Wood. Allora, doveva essere, no, è un, sono trasformatori della corrente, per trasformare la corrente che è 12, 15.000, 18.000, boh, non so, e la trasforma a 220 e 380 volt. Bello, bello il ponte, mi piace. Allora qua in teoria, mamma mia, strada glaccia, c'è una galleria, non so se è inattiva oppure è quella per andare nell'altra mappa. Mi sembra un po' troppo vicina, però potrebbe anche essere, visto che del Wisconsin ce ne sono due.
Esattamente. Questo non è nulla. Che pareva. Allora. Magazzino. Stazione. Negozio rimorchi. Allora, praticamente potrei... andrà dall'altra parte, La cosa principale è capire cosa bisogna fare, sempre. Io sono andato dal gas, adesso stavolta, allora, be prepared for the unexpected. Allora, molto molto bello, è allagato. Allora, qui c'è un sacco di massi, Facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. Perché tutte le volte passare di qua mi scassa un po'. Va veramente piano, ragazzi. Ok. Ok. Ok, non c'è bisogno di... portarmeli sul camion, ma li spostiamo solo fuori dalla strada, così non si rompono più le scatole. Questo mezzo è sempre un po' complicato da usare, Diciamo che bisogna andare anche piano. Andiamo. Sempre un po' un casino, perché o sta troppo bassa, ok, così, bravo. Prima l'alzava, adesso l'abbassa.
Carichiamo. Tiriamo via un po' qui e ce ne andiamo. E lasciamo all'esplorazione. Qua è bella, bella potente, eh? Caspita, non credevo che era così potente qua, eh? Questa è grossa. No, no, no. Non ribaltarmi nel mezzo della strada. Spostiamo solo questo masso perché mi sta veramente sulle scatole. Perfetto. Così. Bravo. Fatto un casino, raga. Ok. Madonna, come è scivolato. Ok, un tacchi per bene. Ok, ma no, parcheggio, 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 parcheggio. Ma qui lo vedo abbastanza dura passare di qua, eh. Ok raga, ok amici, andiamo. Oh, Tom
Aspetta, andiamo un attimo di qua che volevo vedere. Tom Alvac, Alvas Automotive. Automate workshop. Io credo che non si possa collegare, però provo. Era improbabile, eh? Molto improbabile che la macchinina potesse collegare. Oh, che botta! Mamma mia, qui è proprio... sono quelle zone alluvionate che... non c'è l'inizio del gioco. Mamma mia, ragazzi, guardate che roba. È successo veramente, perché... erano zone dove si abitava la gente. Dopo l'alluvione, chiaramente... si vale costruire qua. Avranno avuto anche, penso e spero, dei sussidi per poter ricostruire da un'altra parte, perché tutto rotto, ragazzi. C'è anche una chiesa, voglio andare a vedere la chiesa. Mamma mia, proprio tutto rimasto qui così, eh. È una bella città. Ma questa era un po' più su, vedi? Ed era un po' più su, è rimasta intatta. Però non ci sta nessuno qua. È ripresa la città, la natura. La città si è ripresa, la natura si è ripresa il suo... Madonna. Qui manco questo, ci vuole qualcosa di più imponente. Assolutamente, sono dell'idea che ci vuole qualcosa di più imponente. Allora, qua c'è soprattutto fango, eh. Incatenati. Andiamo con un mezzo da paura o qualcosa di un po' più tranquillo. E perché un mezzo con le doppie gomme? Non l'ho mai preso. Mamma mia, sicuramente sarà una stupidata.
sicuramente sarà una stupidata. Cerchi non è che me ne frega tanto, qua si può fare anche così, gli adesivi facciamo quelli del soccorso. Mamma mia che mezzo, non so se ho fatto bene a prenderlo con le doppie ruote, vi dico la verità, perché è molto più grande di quello che è. No. Voglio proprio vederlo qua subito all'opera. Comunque ho fatto un bel lavoro, col togliere i sassi. Ho fatto forse, non sbaglio, a prenderlo con le doppie gomme, è solo che lo volevo fare da tempo e non l'ho mai fatto perché tutte le volte dico che è uno sbaglio, perché è troppo grosso e quindi anche se c'è dei punti dove devo entrare non riesco a entrare, però l'ho preso con le doppie gomme. Madonna, guardate qua, non lo ferma l'acqua. Devo dirvi che la ruota di scorta dietro, che cosa ci dovrei fare io con quella ruota di scorta lì, Guardate come va dentro in acqua, raga. Ecco, dovevo prendere dentro la macchina, eh. Un po' in giro per vedere se c'è qualche mezzo. Qualcosa di abbandonato magari. Guardavo tutta la cisterna, raga. Che qua c'è qualcosa. No, penso che lì è un po' troppo per tutti. Là dentro siamo proprio nel lago. Fino a che è così, non credo ci siano problemi. Le nostre attrezzature, effetti personali, ti preghiamo, ok. Quindi devo andare a vedere dov'è il cat. Ma qua praticamente, a meno che mi hanno nascosto qualcosa qui, anche girare non gira nulla, Ecco perché, infatti una gomma tocca sull'altra quasi. Sì, effettivamente non ho fatto una buona cosa aver preso sto cazzo. Non gira praticamente nulla. Vabbè, niente, ho fatto un giro dietro per nulla, pensavo che c'era qualcosa di fichissimo. Ah, c'è una piattaforma di carico qua.
Vedi che non si vedeva. Quindi un po' ho fatto bene allora così. Allora qui siamo nel Wisconsin, ragazzi, eh. Proprio dove c'era l'albero. Stai serio, non sterza nulla. Allora qui credo che siamo in mezzo all'acqua, proprio in mezzo al rivers, anche se ho visto che si poteva andare forse, eh? Qui sinceramente vorrei capire con che mezzo dobbiamo andare, perché siamo veramente su territori estremi, eh. Gasolina, la gasolina, yeah! Ok, quindi abbiamo trovato, se riusciamo ad andare, qui c'è qualcosa, eh? Ah, c'è struttura di metallo, fammi vedere. Qui possiamo prenderlo forse. Qui c'è sì, c'è le longherine. Sì, effettivamente ho messo due gomme che non servono a nulla. Vabbè, il prossimo mezzo lo prendo con le gomme un po' più larghe, ma singole, gemellata così no. Non serve a nulla. Panorami sono molto belli, cambiano da mappa a mappa del DLC, quindi è una cosa bella. Anche le cose da fare. Allora, diciamo che qua sopra c'è qualcosa. Seguiamo un po' la strada. Sempre se gira, eh. Vai, il camioncino bello! Vediamo a sinistra. Non sono neanche segnate quale strada. Effettivamente non è che sono proprio strade, sono fangazza, però fango e acqua, fangazza. Guardate che scenario. Questo che cos'è? Carburante. Vabbè, scusa Johnny, ti ho tirato giù la recinzione. D'altronde oggi ho preso quello con le gemellate e non gira un cacchio. Ogni volta che... Vediamo se riusciamo ad arrivare. No, non è di certo il mezzo più veloce, eh. Ok, ecco, forse è meglio andare alla 1 del pomeriggio. Spacca addirittura gli occhi il sole qua. Talmente figo è il posto. Qui si va solo con determinati mezzi però, eh. Qui si vanno solo con questi mezzi qua. Non c'è possibilità alcuna di... venire qua con camion che non sono mezzi così. Col Pacific ci sto 15 giorni per venire di qua. Madonna, no.
allagato tutto. Eccola là. No, non si può andare su di qua. Non si può. Bisogna fare il giro di qua. Per forza. Per forza, amici. Madonna, ho preso quello più lento di tutti, eh. Allora, tanto è tutto distrutto, quindi non è che se gli spacco un po' di recinzione qualcuno si arrabbia. Qua c'è mezzi da tirar fuori. Beh, se magari non lo ribaltavo era anche meglio, però vediamo se lo ribalto così. Sì, lo so ribalto. Aspetta che le portiamo qua sulla strada. Ok. Io là ne ho vista un'altra anche. Vediamo se il retro non gira, ragazzi. Ve lo dico che non gira sto robo. Ho fatto una cavolata a prendere questo qua con le doppie ruote. A un angolo di sterzata di un chihuahua. Un chihuahua no. Di un ape cross. Allora Johnny, poi ti rifaccio la nostra la staccionata, te lo prometto. Porca loca, si attacca solo alla macchina. Là c'è un altro camion figo. Io non vorrei che sono da queste parti. Nessuno appiglio. Vabbè. Andiamo pianino. E lui deve andare dove? Contro il camion. No, non c'è neanche uno dei due. Quindi praticamente sono tutte e due da portare da qualche parte. Ah no, aspetta un attimo. No, no, questo è buono. Questo è buono. Questo possiamo recuperarlo. Dai, andiamo a finire l'ultimo pezzettino. Voglio vedere di qua. E poi ci salutiamo dal Wisconsin, ragazzi, dal Wisconsin. Dovrebbe esserci qualcosa qui. Anche se io la torre, sinceramente, guardando in alto, ragazzi, non la vedo. Quello è lago aperto, eh. O si va di qua, che potrebbe anche essere... visto che ho beccato una... sì, la torre lì. Perché lì è aperto, lì è lago aperto. Mamma che bello. Che belli DLC. Davvero. Eccoci qua.
va su di qua. Ho preso il camion con troppe ruote. Ho troppe ruote. Vediamo se di potenza riusciamo da su. Perché a parte che non gira nulla, ma di potenza ne ha da vendere, eh. E ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto i video. Per seguire SnowRunner e tutti gli altri giochi, GT7, Formula 1 22, tutti i giochi che porto sul canale, le live su Twitch, tutti i giorni ore 21, e anche Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord e Discord. Lascio il link in descrizione sotto questo video fichissimo, dal Wisconsin, che è un posto stupendo. Guardate che bello. Io vi saluto. L'unica cosa è che mi dispiace un po' perché c'è stata l'alluvione, quindi è un po' tutto impestato, è corsa alla cava. Allora, quindi grazie, scrivete nei commenti, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale YouTube, grazie, e anche sul canale Twitch. Faccio le live alle ore 21 tutti i giorni. Alla domenica, quando c'è la Formula 1, faccio la gara insieme a loro, e tanti tutorial, tanti video che lascio sul canale, tantissimi giochi in Day One Edition. Quindi vi aspetto su SnowRunner, altre avventure, altri camion, altri posti magnifici e altri trasporti eccezionali di Marco Drums SPA, società trasporti e logistica, trasporti eccezionali, soccorsi e tanti soldi, perché chiedo un botto ogni consegna, eh? Guardate con che mezzo devo venire, quindi pagate profumatamente i miei servigi. Ciao ragazzi, alla prossima.